Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, innanzitutto, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando è un esperto dell'iPhone, mi spiega perché con la fotocamera anteriore praticamente sempre c'è sto sfarfallio? Chiusa parentesi. Allora, sono qui per parlare di una cosa che ogni volta che vado a fare la spesa sto notando e proprio ieri ne parlavo con mio marito. Io mi sento abbastanza basita sul fatto che la sensazione che ho è che da questi 2 anni di coronavirus, di pandemia, di gente chiusa in casa e di mille obblighi, mi sembra che non abbiamo imparato niente. O perlomeno la maggioranza di noi mi sembra che non abbia imparato niente. Io sono la prima a dire che la mascherina è una gran rottura di. Io per prima non la sopporto e quando la devo tenere mi dà veramente fastidio, lo ammetto. Però devo anche dire che da persona che nell'ultimo anno ha avuto 4 operazioni chirurgiche, con tutto quello che ne consegue, ho avuto il Covid e vi assicuro che stare un mese a tossire come una disperata nonostante antibiotici, cioè mi sono sconquassata veramente tutta e mi si era infiammata tantissimo anche la cervicale a forza di tossire. Io devo dire che secondo me abbiamo veramente buttato all'aria tutte le cose che potevamo aver imparato di prevenzione in questi 2 anni. Ora, io non sto dicendo di fare il lockdown, ovviamente, però quando si va a fare la spesa, che siamo nei centri commerciali, io la mascherina me la metto per cautelarmi un po'. Ma perché dico che non si è imparato niente? Perché fine di tutti gli obblighi, fine di tutte le attenzioni. Io mi sono ritrovata al centro commerciale con gente che tossiva liberamente, tosse libera, starnuto libero, cioè così, nell'aria. Ma che cavolo? Cioè, ma ragazzi, ma non avete imparato niente in questi 2 anni? Cioè, non avete capito che se dovete tossire o starnutire vi dovete parare in qualche modo, meglio sarebbe nel gomito o con un fazzoletto. No, niente. Per cui mi girano anche le scatole perché dico, cavoli, io sto attenta a proteggermi perché comunque con tutte le operazioni che ho avuto è ancora peggio per me prendere malattie. E come me magari ci sono tanti soggetti fragili. Quindi voglio dire, anche se io mi proteggo con la mascherina, ma se te mi tossisci in faccia mentre ti incrocio nel corridoio del supermercato, cioè, io prendo anche tramite gli occhi, prendo i tuoi sputacchi di tosse e di raffreddore. Quindi al di là del coronavirus, ragazzi, cioè, c'è comunque la comune influenza, il comune raffreddore. Poi non siamo tutti uguali. Io quando becco il raffreddore è una tragedia, sto male una settimana, non dormo la notte, cioè, quindi mi girano le palle quando lo prendo, no? E quindi ho notato una totale mancanza di attenzione, cioè come se tutto quello che si era imparato in questo periodo la gente non abbia la più pallida idea di quali siano le minime misure di igiene e di rispetto verso gli altri. E questo mi fa arrabbiare, perché poi uno dice, ah, ci impongono le cose, ma per forza che ci impongono le cose. Se la gente da sé non ci arriva, è chiaro che poi per limitare un po' la situazione vengono adottate delle misure anche esagerate o eccessive. Perché poi purtroppo manca quel minimo di buonsenso che ci dovrebbe essere da parte di tutti. E quindi io quando sto evitando il più possibile di andare nei centri commerciali. Una volta a settimana ci vado perché con mio marito andiamo a fare la spesa, a volte è successo di andare a comprare cose, evitiamo le ore di maggior affollamento proprio per questo motivo. Io continuo a disinfettarmi le mani prima di entrare nel supermercato e dopo che esco dal supermercato, perché comunque appunto non so la roba che tocco
cosa ci hanno fatto, se ci hanno starnutito sopra oppure no. Poi ho notato un'altra cosa, che sinceramente a me se qualcuno che mi guarda lavora in questo settore e ci rimane male, mi dispiace, però ci sono alcuni settori in cui secondo me la mascherina andrebbe portata a prescindere. Vi porto un esempio. Anche all'Ipercoop hanno cominciato a portare le mascherine solo chi vuole, non c'è più l'obbligo, no? O perlomeno anche i dipendenti non la portano. E in certi casi può anche andar bene, cioè se non porta la mascherina quello che mi vende il pesce, che comunque è un pesce che io dopo devo lavare, devo cuocere, vabbè. Però che non porti la mascherina l'addetto al pane, alla focaccia, cioè quello che mi dà prodotti che io poi come me li dai e me li mangio, io sinceramente non lo trovo igienico. Perché poi mentre te mi prendi il pane, mi ci stai sopra e me lo affetti, parli, chiedi, ti giri, rispondi. E quando si parla, i drop, le goccioline di saliva partono. E a me sinceramente, magari se prima non ci facevo caso, adesso ci faccio caso. E quindi quando io vado a comprare il pane e te mi ci sputacchi sopra, io poi sto pane me lo mangio, non è che lo lavo e lo cuocio, e sinceramente a me mi dà un po' fastidio. Quindi in questo caso, secondo me, se non siete d'accordo mi dispiace, però secondo me quando sei al pubblico e dai del cibo, delle cose che io poi non posso lavare o cuocere, secondo me sarebbe giusto portare la mascherina a prescindere, proprio perché parlandoci sopra mi ci sputacchi. E quindi è una cosa che secondo me sarebbe giusta fare. Ripeto, non in tutti i settori. Certo, quello che mi vende gli occhiali, io sto a distanza. Se te mi vendi una cosa, sto a distanza, poi arrivo a casa, se la voglio sanificare, la sanifico, anche gli oggetti. Io di solito anche i vestiti lavo tutto prima, gli oggetti quando mi arrivano, di solito una pulita gliela do. Poi non è che si può fare una casa sterile, cioè sarebbe anche un'esagerazione, sarebbe anche troppo. Però, ecco, almeno nel settore alimentare, sarebbe dal mio punto di vista giusto indossare una protezione, che poi può anche non essere la mascherina quella chiusa, ci sono anche quelle mascherine di plastica che io una volta l'avevo messa ad appoggiare sotto il mento, che comunque lasciano il naso libero, ma impediscono a te che parli di sputacchiarmi sulla roba che hai sotto, cioè ci sono anche le vie di mezzo. E invece la sensazione che ho io è che siamo passati dall'esagerazione, in un certo periodo c'è stato bisogno di questa esagerazione, ma siamo passati dallo stare super sterilizzati al come se non fosse successo nulla. E questo mi fa un po' riflettere, mi fa un po' riflettere perché in generale la sensazione che ho è che l'essere umano tenda a non far tesoro delle esperienze, o perlomeno poche persone. Perché dopo tutto quello che è successo, io mi aspettavo che ci fosse una maggiore attenzione, una maggior cura, un maggior appunto rispetto verso gli altri. Come cose che anche prima secondo me andavano fatte, cioè se vai in bagno è chiaro che ti devi lavare le mani, cioè poi mi dai la mano che ti sei toccato il pisello, cioè a me mi fa schifo. Quindi ci sono tante cose, ne parlavo proprio anche con Luigi, cioè anche lui diceva, mi pare il minimo lavarsi le mani quando siamo stati in bagno, dice invece vedo persone che vanno in bagno e poi escono e le mani non se le lavano e poi vanno a dar la mano a questo e a quello, toccano, cioè qui non si sta a parlare di pandemia, qui si parla di normale igiene, eh? E per cui nulla, volevo sapere cosa ne pensate, se pensate che sia esagerata oppure no. Io continuo a limitare le cose perché comunque c'è in giro di tutto. Sono stata invitata anche ad eventi con tante persone, ma non ci andrò perché se devo andare a un evento dove
poi non posso impedire a mio marito, per esempio, mio marito avrà la cena aziendale e saranno tutti senza mascherina e che devo fare? Non è che gli posso dire non ci andare, più che dirgli stai attento, ma c'è poco da stare attenti quando vai alle cene, sei tutti lì insieme, c'è solo da sperare bene. C'è l'osteopata che viene, non sta più indossando la mascherina per venire da me. E anch'io non glielo chiedo, eppure una ragazza che ha bambini, ha contatti col mondo, ha bambini che vanno a scuola, quindi non glielo chiedo di indossare la mascherina quando sta con me, anche perché ci sta 1 ora e mezzo e magari capisco che è pesante. Però sicuramente quando vado nei posti pubblici, io continuo a portarla e continuo a limitare i posti affollati, le feste, le riunioni con troppa gente, proprio per questo motivo qua, perché comunque voglio cautelarmi il più possibile, perché con tutte le beghe che mi ritrovo, che comunque anche l'ultima operazione, cioè ragazzi, non è facile, sono piena di contratture, le cicatrici che tirano, che mi vanno a tirare fino dietro alla scapola, insomma, ho già abbastanza rogne e quindi voglio, e quindi, mamma mia, lo dico in continuazione, e voglio per questo motivo limitare la cosa. Non lo so, fatemi sapere se vi sembra un'idea assurda quella che chiunque lavori a contatto col cibo che non viene cotto, poi che lo devo mangiare così. Ditemelo anche voi se secondo voi sarebbe auspicabile che non ci parlassero sopra, ma così anche nei ristoranti. Cioè nel momento in cui hai il mio piatto in mano e me lo porti, taci, me lo appoggi, poi parla, ma no che mi parli sopra il piatto. Cioè, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!